Buongiorno, siamo qui con alcuni dirigenti del football guagnano, il signor Bortone e il signor Persano. Signor Persano, parliamo un po' dell'incontro che si è disputato domenica scorsa con il Paolo VI. Che accoglienza avete ricevuto? Abbiamo avuto un'accoglienza tipica dei campi ostici, dove loro giocano molto sul fattore psicologico. Tenendo presente che la partita è cominciata quasi con un'ora di ritardo perché l'arbitro designato ha avuto un incidente, quindi è stato sostituito da un arbitro della zona di Taranto, quindi la partita è cominciata con un'ora di ritardo. Nonostante le difficoltà sia ambientali sia strutturali, perché sono dei campi, ahimè, e ne riscontriamo tanti, con carenze sia strutturali che carenze igieniche, abbiamo disputato una partita di ottimo livello sul fattore agonistico. L'importante era portare via una vittoria da quel campo, ci siamo riusciti con tutta la nostra forza, con tutta la nostra volontà, nonostante abbiamo anche delle assenze importanti in attacco. Però l'importante, ripeto, era portare via una vittoria e ci siamo riusciti. Ecco, appunto, riguardo la struttura, insomma, come si presentava il campo di gioco? Guardi, purtroppo sono delle realtà che stiamo riscontrando quasi su tutti i campi. Ci sono proprio carenze a livello di strutture, di recinzioni, carenze proprio igieniche negli spogliatoi, sono delle strutture fatiscenti. Certo, se facciamo un paragone con la struttura di Guagnano, c'è un abisso proprio, sia a livello organizzativo, ripeto, a livello proprio strutturale, ci sono molte carenze. Che lavori sono stati apportati alla struttura di Guagnano? Diciamo che i lavori, il campo, la struttura è nuova, quindi ci sono tutte le normative della FIGC, recinzioni, terreni a norma, spogliatoi igienicamente nuovissimi, e anche a livello di tribune c'è tutto. E qui a Guagnano si possono disputare delle partite di categorie superiori tranquillamente, quindi siamo a posto. Poi c'è un'organizzazione impeccabile, ce lo rammentano tutti i tifosi che vengono, le società ospitate. I tifosi appunto hanno criticato l'arbitraggio, com'è andata effettivamente? I tifosi del Pulzano? Del Guagnano. Secondo me l'arbitraggio è stato più che sufficiente, poi ognuno vede la partita a modo suo, quindi ognuno ha a fare le sue critiche, però in compenso penso che l'arbitraggio è stato sopra la media della sufficienza. Grazie signor Persano. Grazie a voi. Una con il signor Capocello, che partecipa sempre attivamente a tutti gli incontri del football guagnano. Volevo chiederle, rispetto all'incontro di domenica scorsa con il Paolo VI, dato che comunque ho saputo che ci sono stati diversi infortuni a causa delle condizioni del campo da gioco, come stanno oggi i ragazzi? Si sono ripresi? Sono in forma? Beh sì, l'unico più grave era il ragazzo di Veglie, Felice, però lui, essendo un grande gladiatore, ha recuperato abbastanza in breve tempo, quindi oggi per nostra fortuna è in campo e giocherà anche dal primo minuto. Che è successo in particolare domenica scorsa? Ma guarda, tranne l'evento dell'albero che ha tardato, però del resto una partita abbastanza tranquilla come tutte le altre, quindi niente di particolare. E peccato che ci manca anche Lupo, che è stato espulso per doppia ammonizione sempre là. Questo è tutto per quanto riguarda gli eventi della partita scorsa. Possiamo chiederle quindi un pronostico? So che non si fanno sull'incontro di Ma oggi. Guarda, i pronostici naturalmente sono sempre, diciamo, la vittoria da parte nostra, poi altro non possiamo dire. Siamo sempre positivi quindi. Vabbè, sì. Grazie al signor Capocello. Prego. Siamo qui con il signor Enrico Civino, che si occupa della rubrica sportiva su Guagnano in forma.
Signor Civino, un quadro generale sul football guagnano, anche in riferimento all'incontro che si è tenuto domenica scorsa con il Paolo VI. 2008, rivolge un particolare. Sicuramente è una bella squadra, comunque domenica potremmo accorgercene ancora di più quando giocheremo a Mesagna con la prima squadra del campionato oggi, anche perché oggi c'è San Marzano Mesagna e quindi si deve vedere di più. Come li vede questi ragazzi, i nostri calciatori? Questi ragazzi li vedo molto bene. Anche nonostante gli infortuni che si sono verificati domenica scorsa sul campo da gioco del Polo VI? Queste sono cose che succedono settimanalmente in tutte le squadre, della Serie A alla terza categoria. Un messaggio per questo incontro di oggi, senza fare pronostici? Beh, io spero che vincano tranquillamente, anche perché hanno dimostrato di essere forti. Grazie, signor. E buon maggio, papà. Siamo qui con l'allenatore dell'Andresani Calcio per l'incontro di oggi contro il football guagnano. Buongiorno, come siete stati accolti qui a Guagnano? Benissimo, c'è stata subito disponibilità, ci hanno anche fatto strada per dove appena siamo arrivati, benissimo. Speriamo di essere anche congedati perché non sono sicuro che avverrà così. Perché è una cosa che sta succedendo spesso, questo fatto di creare situazioni negative. Personalmente non mi piace questo, vorrei che fosse sempre soltanto una partita, con la cattiveria di giocarla e magari anche litigare nel campo, però senza altre cose. Però diciamo cose scontate, no? Poi purtroppo molte volte non accade questo. Com'è la posizione in classifica dell'Andrisani? Noi purtroppo quest'anno abbiamo fatto una sola vittoria e 4 sconfitte, veniamo da una brutta batosta a Mesagna, anche se è una squadra molto forte. E forse ci siamo un po' seduti rispetto all'anno scorso, quando siamo partiti per salvarci abbiamo fatto un grande campionato raggiungendo i playoff, forse abbiamo pensato che fosse ancora il campionato scorso, invece bisogna capire che ci vuole sempre umiltà, quindi ricominciare da zero e rimettersi in discussione. Speriamo di ripartire presto, perché sono ragazzi bravi. Grazie all'allenatore dell'Andresa di Calcio. Grazie a voi. Buongiorno a tutti. Oggi, 28 ottobre, abbiamo in programma la partita fra ASD Football Guagnano e Andresani Calcio. Andiamo con le formazioni dell'Andresani, con il numero 1 Giannotta, con il numero 2 Di Stani, con il numero 3 Carenza, con il numero 4 Maffei, con il numero 5 Barletta, con il numero 6 Quazzico, con il numero 7 De Simone, con il numero 8 Aresta, con il numero 9 Mazza, con il numero 10 Pedullà, con il numero 11 Ancora, con il numero 12 Scalone, con il numero 13 Festa, con il numero 14 Fortunato, con il numero 15 Presicci, con il numero 16 Bella Vista, con il numero 17 Mandalà, con il numero 18 Spalluto. E ora diamo le formazioni dell'ASD Football Guagnano Calcio 2008. Con il numero 1 Lorenzo Fai, con il numero 2 Maruccia Andrea, con il numero 3 Rosario Conte, con il numero 4 Francesco Rollo, con il numero 5 Marco Ricciato, con il numero 6 Paolo Bianco, con il numero 7 Cesatis Felice, con il numero 8 Gabriele Simini, con il numero 9 Mirko De Luca, con il numero 10 Matteo Savoia, con il numero 11 Danilo Rizzo, in panchina con il numero 12 Francesco Rizzo, con il numero 13 Francesco D'Apuro, con il numero 14 Alessandro Coppola, con il numero 15 Angelo Ricciato, con il numero 16 Cosimo Bianco, con il numero 17 Giacinto Tosisi, con il numero 18 Vito Leone, mister Salvatore Rodio. In bocca al lupo ragazzi, vincete per noi! We'll be right back.
Stefano. Donne, si è arrivato la ruotino. Non bestemmiare che registra tutto. Hanno detto fatti personali, messori. Corne, gossi. Io non mi mazzo cose. Veramente si sente sempre la tua voce. No, io ti cosa viene? Cosa viene? Cosa viene? Cosa viene? Cosa viene? Sei tu qua, mi stavo cercando. La razza sta fiscata. Sta assimilando. Sta puntando. Bravo Paolo, bravo! Sai che c'è sta il palo 9? Bravo Danilo, bravo! Uomo Matteo! Matteo, uomo! Chiamate di nuovo! Forza Gianluca, forza!
Vai Paolo, ancora Paolo! Lunga, dai! Bravo! Ho spostato il carico, ho una smart, vedo una terra. Passa la palla, me la giocata di Luca Rani oggi. Oddio che è questa qua. Andiamo. Oh, arbitro! Non fa tappo. Vai fu. Aspetta, andiamo gli uomini, andiamo! Subito qua, subito qua! Occhio, occhio! Dai, una partita allora c'è punta. Bravo Danilo, vai! Signore! Largo, largo, largo! Aggiacchiamolo! Bravo Andrea! Vai Felice, vai! Buon vedi! Bravo va! Adesso sta bene la faccio no. Beh, molte lì. Anche lì devi la registrazione. Ah. Stasera sto qua. Sta dove la professoressa adesso? Cicci, ci dai 1000 euro di nuovo. Le grandi tutte e faccio. Pure sono incluse nel prezzo, dice la vita. Dopo tanto penare mi ha dato la vita. Ah, Dani! Poggia, poggia! Bustamante, 50, quanto non l'ha convocato? Non sta in forma.
Sabine, tu non sai. Sono ancora il punto di genesi, non di Sabine. Dal salone delle feste di Viale Mazzini in Guagnano, presentiamo. Poi Marcius. Spero di rimediare. Ah? Vabbè.
Dove l'hai messo? Dove l'hai messo?
Mangialo, dai, chi ci ha mandato? Ma non è qui già mia, pure. Ci sei la raggiunta, cosa si sa? Dai, pure, ma c'è foto, la c'è fai! Mamma mia, c'è, è dopo partire proprio. Questo come volevo tempo di la stessa cosa. Yeah.
mangio. Allora, c'è, eccolo lì! Renna, perché si è catato il bocchetto? C'è la registrazione, dai. Allora che è questo? È tutta mia madre.
Fernando, fammi vincere da chi va? Senti, voglio parlare io con chi? Oh, mia parla, già parla proprio con me. La mattina sto all'azienda io, Fernando. Ti costa 230 euro che ti vengono zero, capisco io. Nando, ti costa 32, mi chiamo 0,5. Maria, ma ti ha fatto una pena? Stucca, tu hai detto? Tagli, che voglio fare io. Sta proprio naturale. E questo su Facebook, mandamela. Anche più di gare? Sì. Tu cosa la prendi su Facebook? Va bene. Non me la piglio? Davvero. Ah. Dai, dai, dai! E profondità! Andre, profondità! Fatto un bello passaggio. Porco Dio. Oh, non rompi. Papà, dici la luce. Comunque le mancine, come Giulio Cesare, come Leonardo da Vinci, come... però solamente capire di non difesa, le mancine bene lì. Bravo, bravo, vai! Cos'era? Non un gruppo mi fa. Trovo pericoloso, arbitro. Perché non sta in Serie C? Perché non sta in Serie C? Non c'è la Lecce? No, no. Un Greggio, Lecce. C'è la Lecce. Non c'è la Lecce. Non c'è la Lecce. Non c'è Santa Lucia, ma... La Lecce qua segna. Sta immortale. Immortale, allora. Pare. Vuoi pare. Immortale. Non è quello giallo, si ammonisce. E mi sta fiata? Guarda.
E che fai con tutto il gambo? Il colore, no? Sta facendo? Il colore. Sta posa, che dico, sta facendo? Speriamo che ti cade in mano. Chi è? Chi è? Ah. Bicicco runner, no, oh, c'è dolore, ma non vedere via gli altri. Pazza di morti da fare. C'è, Salute, grazie. Che dormone proprio, si sta con l'anticipa a mattina. Non ti sono cascio io, donna mia. Non lo voglio soffrire, finitelo. Oh, in questi casi l'albero porta la pistola. E quindi non mai più faccio niente. Nattissimo. Non mai più faccio niente. Senza manca, manca a terra, non mangio fatto io. C'è se non mangio, non mi rida, non mi mangio. Fernando, mi sa che non mi sa che non mi sa che non mi sa che questo fatto un po' così, non mi va detto così. E passa la palla, che cazzo vuoi dire? Più profondità d'altra. Bravo, Danilo, vai! Che ti ricordo, dai, dai! Vai, Danilo! C'ha le gambe! Sul fondo! Vai, Dani, vai! Portiero, esci! Minuto 41. Ehi, fammi il cerchio, tu va.
Che fate? Aste e occia fate? Aste e cerchietti? Che da fai aste e cerchietti? No, ma non vuole la gola. Dai, dai, quanto vuole la gola, dai. Pane, un romanzo, una giara. Questa è la rete, no? Non è una venuta? E lo segnalo. Non è venuta? E lo segna di blu, questo pesce, non l'aura dell'ora. Perché si è mangiato questo? L'angelo è sbagliato. Ma cavolo, dai. Allora. Bello bene portato, eh? Ehi, ehi! Chi cosa fa? Dico, tu quando una polizia sei occhi come si arrampi? Dì! Deviala, deviala! Scorsa vai, fotoreporter. Non ti tocca. Ciao, Dani! Vai, vai! Carallino. Vai, dai, dai! Modi di rete. Carallino. Ci ha segnale. Sto pure in poggiale! Questa è la mia zecca. Bravo, bravo, bravo! Bravo! Vai, Danilo! Se você está ouvindo e outra vez curtindo a Viu Web Rádio, a número 1 da TV. Dai, 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 dai,
lampo. Ah, Daniel, credi! Forza! Scrivi 13 cose. Madonna mia! C'è Bacchetta, ma la sabato chissà c'è Bacchetta. Via dalla chiesa, Villa Baldassarre in Guagnano. Siamo qui con Luigi Persona che si occupa anche lui di articoli calcistici. Un resoconto su questo primo tempo? Guarda, senz'altro direi che il gioco è praticamente nullo. Forse stiamo pagando anche le assenze di alcuni giocatori comunque di carattere, di valore in attacco come Mario Di Donato oppure Antonio Lupo. Per fortuna siamo riusciti a trovare la rete del vantaggio a pochi minuti dalla fine e questo può essere magari una spinta in più per iniziare il secondo tempo in maniera più determinata e anche più sciolta. E quindi questo secondo tempo si prospetta positivo? Sì, sicuramente, perché magari l'Antisani Calcio cercherà di trovare il gol del pareggio e si sbilancerà in attacco, quindi noi potremmo anche colpire in contropiede perché abbiamo velocisti come De Santis oppure Simini e possiamo puntare anche sulla potenza di Mirko De Luca in avanti, quindi potremmo chiudere la partita facilmente. Grazie per lui. Grazie a voi. Siamo con alcuni tifosi del Guagnano. Ti diamo un piccolo resoconto su questo primo tempo, un'opinione personale. È stata una partita sofferta, abbiamo sofferto dall'inizio, però poi abbiamo sbloccato il risultato grazie al numero 11 della nostra squadra e l'1-0 ci sta bene per adesso. E come immaginate che possa essere la conclusione di questo incontro, che si spera positiva naturalmente? Spero che vinca il Guagnano e forza Guagnano e basta. Grazie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, Durante vattene! Bravo! Facciamo lo stadio coperto, guagnare, per favore! Trasmissione invitata a Luana, Tigre di Battaglia, parlerà delle sue varie volate sulla pallottola. A Giubilea per la prossima, c'è bene che riesci con Trovi. Ho già invitato Spevio, re del gol, grande centravanti del Sanchez. A posto, a parlare praticamente sul muro che è crollato in seguito alla tua parola. Era scritto, non c'è.
quando il salito inizia la categoria. L'ha fatto Milano. Guarda qui, è in forza. E se è morto? Domani direttamente dalla Jugoslavia ha invitato Govedaric. Va bene, chiunque. Govedaric, direttamente da un lager di serbo-bosniaci. Poi Matteo. Poi verrà Matteo dall'Argentina. E poi ci... E ci sarà clamorosamente il figlio di Gubbio. Addirittura. Il quale è stato partorito per 4 mesi disgraziati a Lecce. È arrivato il nuovo Litzbarski che ci cambiando. Annuncio che ho potuto esporre la macchina per spiegare il biglietto, dai, è una pasta, attenzione, c'è da spostare una macchina grigia proprio vicino all'ingresso del campo sportivo, l'ingresso laterale che sta... Allora, Lecce Foggia 0-0, calcio di rigore per il Lecce. Sei un po' parto io, no, Lecce, ma parto io. Allora, non mette già, guarda Mancini, Mancini se mi addeccia, recupera, accesso il piano palla e parlo di guarda. Per come la lenta la palla, capito? Dice, tanto sincero, allora. Quando è lì dice, capo, sì, no. 5-0 per il Foggia, stai comodo così. È arrivato il Ronaldo, il grande centravanti del Brasile. Traversa! Al quinto! Ho già invitato il premio del gol a parlare di un licenziato. Ma domenica per visitare io come? Lo sponsor non mi posso portare. Mi sono andati di genere. Ma voluto. Prepara buon uscita allora. Che sponsor nazionale. Ma è una delle cose, va. Ora è mezza. Vai, Fedi, vai! Delle cose da lì per mese, vai. Basta per i cognomi. Ma vuoi a New York? Casa mia, il DM me li mangia, ma c'è da casa io che mangio. È stato chiarissimo.
Ma te? Non è possibile, ma intanto va bene. Non è possibile la chiave. Intanto va bene. A casa, a mangiare. Forza. Ehi! Oh! Grande, felice! Grazie, felice! Rispetta, felice! Felice, dammi la sigaretta, felice! Non male! Ma quando ci vuole meglio fare una mano che si può dare, non è? 17, 28, per fare niente, non lo danno. Vabbè, è già una serata. Vattene! Abdica! Non
Sì, lo 15 c'è solo a posto. Vabbè, lo 15 c'è solo a posto. Lo 10, Marco, lo 10, lo 10, lo 10, lo 10, Matteo! Ma dove vai? Ma dove vai?